Tavernelle Calzolaro è un test a coda interessante proposto dalla 30ª giornata del campionato di promozione del girone A Umbro. L'obiettivo per entrambe le compagini è consolidare il posto in classifica, soprattutto per i gialloverdi locali che hanno perso il secondo posto, mentre per gli ospiti c'è da conquistare una salvezza diretta che al momento pare difficile. Ma nel calcio si sa, l'ultima parola viene sempre pronunciata dal campo di gioco, dove può succedere di tutto. I padroni di casa sono orfani di capitano Arcioni e del puntero Graziani, squalificato nella disfatta di San Secondo. Al suo posto Riccardo Becciolotti. Le due formazioni schierano in lista molti giovani. Carletti, mister del Calzolaro, lancia Caproni, classe 2005, nella formazione dei titolari. Ma passiamo alle azioni salienti del match. Partono fortissimo i gialloni, spinti oggi da un pubblico caloroso e rumoroso. Al sesto minuto Becciolotti lascia sul posto Meoni e dopo aver conquistato la sfera taglia l'area di rigore in maniera letale. Il suo assist è come un assolo di chitarra elettrica per Lorenzo Cacciamano che deposita in rete per il facile vantaggio. Il Calzolaro prova a reagire, al 20° Mencagli reclama un calcio di rigore non ravvisato dal signor Taras Lucan della sezione di Foligno. Poco dopo Berrettoni tenta la conclusione dal limite, ma Segoloni non corre alcun pericolo. Come poco dopo quando al 28° Domenichini non è preciso e la sua conclusione su calcio di punizione sfila lontano dalla porta difesa dal numero 1 gialloverde. Alla mezz'ora ancora protagonista Becciolotti, la punta di scorta di Abenante viene atterrata in area dopo l'invito a nozze di Montanucci. L'arbitro non ha esitazione, indica il dischetto di rigore. Cacciamano con la calma e in maniera ordinata insacca dagli 11 metri, consolidando così la vetta nella classifica marcatori. Poco prima del riposo Montanucci crea scompiglio, ma il gol da posizione impossibile non si materializza. Il Tavernelle quest'oggi è un'orchestra sinfonica, accompagnata e sostenuta dal coro gospel dei tifosi, che trasformano l'Angelo Moratti nel teatro La Fenice di Venezia. Becciolotti, nello spettacolo odierno, si candida come direttore d'orchestra. L'attaccante, dopo l'assist e il rigore procurato, sfiora la marcatura personale, ma la dea bendata non lo premia e la sua conclusione si spegne sul fondo. Il Calzolaro è frastornato, Mencagli è l'ultimo ad arrendersi e la sua conclusione del 41° minuto è l'occasione più nitida capitata agli ospiti per poter riaprire il match. Si passa così al secondo tempo, ma non c'è più partita, c'è spazio però per il tributo al protagonista di giornata. Becciolotti in gran spolvero confeziona l'hat-trick giallo-verde con un bel diagonale sul quale Valenti non può fare nulla. 3-0 e standing ovation di tutto il pubblico sulla sostituzione dell'attaccante cresciuto nel vivaio tavernellese. Nei minuti finali Cesarini potrebbe fare 4, ma sarebbe stata una punizione troppo severa per il Calzolaro che si ritrova ancora in zona play-out in attesa dei prossimi scontri diretti con il Viole e il Sercinardi. I ragazzi di Abenante invece puntano il secondo posto in classifica, guadagnando 2 punti sui cugini della Pievese, oggi fermati sul difficile campo della Pietralunghese. Dall'Angelo Moratti è tutto, un saluto da Mauro Fiorucci.